Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera il Pisa affonda la corazzata Monza, quindi era presente anche Galliani in tribuna, che purtroppo per lui stasera torna a casa con la coda tra le gambe. Bene, partita che si è giocata all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, con fischio inizio alle ore 20:30. Allora, un Pisa che parte subito alla grande, parte subito con la quinta o sesta che dir si voglia, in granata, alla grande, parte e non lo ferma nessuno, parte e non lo ferma nessuno, tanto che al settimo, tu assist di Leverbe, Sibilli con una fucilata secca di Gregorio. È ancora lì che ci pensa di Gregorio, da dove è arrivata questa fucilata, perché secondo me non l'ha capito. Come non hanno capito ancora i giocatori del Monza il primo tempo dove erano, non hanno ancora capito. Stroppa poi, secondo me non l'ha capito proprio. Bene, quindi un Pisa in avanti, un Pisa propositivo, un Pisa che a centrocampo macina di tutto e di più. Touré, grande Touré, bravo Naci, Sibilli, Cohen, Lucca. Per non parlare della difesa, Nicola, Sermanson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto, una difesa che ha saputo tenere testa a questi giocatori, che comunque sono i giocatori di tutto rispetto, per l'amor di Dio. Dani Mota, Ciurria, Carlos Augusto, Barberis, Mazzitelli, Sampirisi, insomma, per carità, niente da dire. Ma il Pisa ha detto la sua, l'ha detta anche bene. Beh, le squadre scendono negli spogliatoi sull'1-0 per il Pisa. E io dico anche questo: primo tempo abbiamo sbagliato tanto, perché bastava sbagliare un qualcosina di meno, che due gol non avremmo rubato niente, nulla a nessuno, se il Pisa scendeva negli spogliatoi sul 2-0, ma così non è stato. Beh, inizia la ripresa e fondamentalmente è lo stesso cinema, né più e né meno. Quindi un Pisa avanti, un Pisa propositivo, tanto che al 47esimo Cohen lanciato a rete, perché non aveva più nessuno, un Cohen lanciato a rete viene atterrato da Caldirola. Quindi rosso diretto che ci sta tutto e niente. Quindi la partita va avanti. Al 53esimo, su assist di Cohen, Lucca tira una sassata nell'angolino e non c'è stato niente da fare per De Gregorio, che l'ha vista passare, ha detto: questo cos'è? Anzi lui, pum, è passato, è rete. grandissimo Lucca. Bene, al 64esimo, purtroppo su una leggerezza forse difensiva nostra, su assist di Ciurria, Dani Mota non ci lascia scampo e segna il gol, e siamo al 64esimo, quindi Pisa 2 Monza 1. Iniziano le sostituzioni, il mister provvede alle sostituzioni, quindi al 68esimo esce Beruatto e Cohen per Guk e Birindelli. Stesso tempo, al 68esimo per il Monza, esce Valotti, Ciurria per Gittier e Machin, che poi Machin sarà anche ammonito perché falloso. E al 75esimo esce Sibilli e entra Mazzura per il Monza, sempre al 75esimo esce Sampirisi e Mazzitelli per Donati e Colpani. L'85esimo esce Lucca e Leverbe, entra Masucci e De Vitis. Ora, qualche azione c'è stata dopo i cambi del Monza, qualcosina è cambiato, forze fresche e giocatori, ripeto, di tutto rispetto. Quindi al 65esimo Monte Carvaglio, vabbè sì, l'abbiamo detto, al 70esimo Nicolas nega la doppietta al portoghese, l'83esimo Machine para, e all'86esimo Gittker manca l'appuntamento. Queste sono state
forse le quattro azioni più salienti, al di là del gol, le quattro azioni più salienti del Monza. Questo è quanto, ecco, perché poi per il resto niente, nulla di più. Anzi, dirò di più: al 90esimo più 3, Carlos Augusto a terra, Mazzura in area di rigore, e giustamente l'arbitro fischia il rigore. Questo per quanto riguarda il Monza, no? Perché i monzesi ci hanno sempre da ridire. È stato anche decretato dal VAR rigore, quindi rigore. E purtroppo Gucker fallisce. Io l'ho sempre detto che comunque quando viene assegnato un calcio di rigore va anche realizzato, chiaro. Poi una bella parata di Gregorio e nega la rete a Gucker, e va bene lo stesso, ecco, nel senso, tanto ormai la partita era finita, e poi di lì a breve l'arbitro fischia la fine, che avevano concesso 4 minuti di recupero. Poi Monza fa una sostituzione all'ultimo, non so per cosa, vabbè, gli ultimi 50 secondi, 40 secondi, vabbè, fatto la sostituzione e nulla. Che dire, forse Gucker ancora non, quest'anno questo ragazzo non riesce a entrare nei ritmi giusti, non capisco, boh, ma vabbè, speriamo che nell'andare del tempo ritroviamo il nostro Gucker di sempre. Io me lo auguro, insomma, ecco. Vabbè, al di là del rigore, perché insomma ci sta sbagliare un rigore, per l'amor di Dio, niente di che, non è successo niente alla fine, ecco. Non è che dici, dai, eravamo sul 2-2, no, tanto 2-1, ma poi dopo 50 secondi neanche l'arbitro ha fischiato la fine, quindi c'è la moglie di non è successo niente, oh, per carità, è un gol non fatto, ma niente di più. Ecco, io spero, insomma, che ecco, di sbagliare un pochettino meno, perché se sbagliamo quel pochettino di meno, oggi finiva anche sul 3-1 e anche 3-1 tutti, insomma. Vabbè, e comunque noi siamo contenti così, io sono contento come tutti del resto. Siamo 5 su 5, ricordo ragazzi, 5 su 5, io non ricordo veramente, dovrei andare a vedere gli annali. Siamo dopo 5 partite, siamo in testa alla classifica della Serie B a 15 punti. Voglio dire, cavalchiamo l'onda, siamo contenti. Io ricordo, cioè, dico questo, piedi a terra e testa bassa. E andiamo a fare con questa mentalità, un pareggio non ce lo leva nessuno, sicuro. Con questa mentalità un pareggio non ce lo leva nessuno. Io dico un pareggio perché è un'altra formazione, voglio dire, di tutto rispetto alla fine, no? Ecco, quindi quotata per la Serie A diretta, hanno dei giocatori anche loro, insomma, magari alla lunga poi verranno fuori, vabbè, quindi cavalchiamo l'onda e va bene così, ecco. Va bene ragazzi, io per questa disamina mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.